Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova diretta di Ventaglio Podcast. Oggi commentiamo assieme la 17ª tappa del Giro d'Italia, 168 km da Ponte di Legno a Lavarone, con il finale due salite abbastanza importanti, Valico del Vetriolo e il Menador. Cosa è successo? Che non abbiamo visto niente, prima cosa, e ne parleremo ovviamente anche oggi perché è il nostro hobby preferito, e con me per discutere di questa tappa che ha fatto anche dei disastri in ottica classifica generale, Riccardo Zucchi. E Sì, un saluto. Sì, è una allora, tappa in cui è successo tanto in gruppo, non sappiamo quando è successo in gruppo e in classifica non dico ha delineato il podio, ma ha messo una grossa. una mezza ipoteca, dai. Sì, forse non su uno dei tre, ma ci stanno altre due tappe in cui potrebbe guadagnare qualcosa, ecco. Andiamo velocemente con la cronaca. Tappa vinta ancora una volta dalla Fuga. In questo caso è stato Santiago Buitrago della Bahrain Victorious ad imporsi dopo una bellissima rimonta sull'ultima salita su Gislem Lemreise della Jumbo Visma. E poi terza e quarta posizione per Irte Karti. Da sottolineare la 12ª posizione di Mathieu van der Poel, che fino a 3 km dall'ultima vetta era da solo al comando. E poi è un po' crollato. Tre big. Carapaz è arrivato quinto al traguardo precedendo già Hindley, un buco di 6 secondi per arrivare a Mikel Landa, decimo sul traguardo andando a ripescare un po' di fuggitivi vari ed eventuali. Landa che ci ha provato a più riprese proprio sull'ultima salita, grazie anche all'ottimo lavoro della squadra e di un Wout Poels in grande spolvero. Invece purtroppo si sono staccati João Almeida, che ha pagato circa ha pagato poco più di un minuto dagli altri big, per esattezza 1 minuto e 10. Invece Vincenzo Nibali è arrivato ad oltre 2 minuti da Carapaz e Hindley. E invece crollato definitivamente Domenico Pozzovivo, è arrivato con oltre 6 minuti di distacco. Non abbiamo visto né come né quando si è staccato, però esce un po' di classifica, diciamo, quantomeno perde la possibilità di entrare nella top 5 probabilmente, ma rimane comunque tra i primi 10 con anche Peyo Bilbao, che dovrebbe essersi staccato, no? Sì, e Sì. Sì, ha pagato 20 secondi in più di Nibali, dai. è arrivato insieme a Bookman. Sì, chapeau a Buitrago e Lemaitre, che stanno facendo un bel giro, soprattutto l'olandese, stavo vedendo adesso, l'anno scorso ha fatto quarta all'Avenir, ha fatto altri buoni piazzamenti, secondo me è un corridore da seguire con grande interesse in futuro perché sta dimostrando grandi qualità. Fra i big, chi esce sconfitto oggi è Almeida perché ha pagato nel finale. In realtà in salita, a quanto ha riportato la motocronaca, perché noi Almeida da quando si è staccato non l'abbiamo più visto. Ma non abbiamo visto neanche Sì, quando si è staccato, eh. anche quello è vero. Si è difeso bene, poi ha pagato nel tratto dopo la discesa. Là è andato in crisi. Probabilmente, come dice Rizzato, appena scollinato cercava una barretta, un gel. Probabilmente ha avuto anche un po' una crisi di fame, un vuoto proprio calorico. Beh, secondo me però sta iniziando a pagare la fatica dei Sì, continui inseguimenti, perché già sì. sul Vetriolo era in leggerissima difficoltà, si è staccato, ha fatto il suo classico elastico. Poi purtroppo non possiamo dirvi di più di quello che è successo sul Menador, perché siamo entrati sul gruppo quando le poche volte che ce l'hanno inquadrato, che lui era già staccato, poi non è più stato inquadrato. Possiamo dirvi, da quello che sono riuscito a mettere assieme, lui è rimasto sempre a un centinaio di metri dagli attaccanti, quindi dagli attaccanti, ovvero dal terzetto composto da Landa, Hindley e Carapaz. Non è mai riuscito però ad avvicinarsi in maniera definitiva, e poi probabilmente ha pagato lo sforzo nel tratto finale, un po' in discesa, un po' in falso piano, dove gli altri potevano darsi cambi e lui era rimasto invece da solo. Questo come cambia la classifica generale? La cambia che Carapaz è ancora al comando con 3 secondi di vantaggio su Hindley, Landa è a 1 minuto e 10, Almeida. Cinque. Sì, è 5, sì, mi è rimasto 1 minuto e 10 da prima. Almeida è a 1 minuto e 54, quindi in teoria 50 secondi, 49 secondi da Landa, e con la cronometro finale secondo me è ancora in corsa per il podio. Il suo problema è che sembra un po' incalando in queste ultime tappe. Sì, sicuramente. Vediamo perché secondo me il podio
è quasi definito, perché comunque ci sono altre due tappe in cui Almeida credo perderà qualcosina e saranno quei secondi che potrebbero fare da garanzia per Landa. È difficile che si arrivi con distacchi molto variati alla fine, perché mi paiono tutti e tre i big sullo stesso livello in salita, perché comunque Indrey, Carapaz e Landa quando uno attacca. C'è stato solo un momento oggi in cui Carapaz si è un attimo defilato per lasciare spazio a Hindley, ma non so se è che voleva che tirasse Hindley, consapevole comunque che su Landa ha un minuto, oppure era così. Degli altri, secondo me, quella truppa che va dai 12 minuti di Juanjo Lopez fino a Guillem Martin Fortunato saranno quelli che troveremo in fuga in questi giorni, quindi quelle posizioni secondo me cambieranno molto ancora. E niente, così un favoloso Puls oggi perché ha fatto veramente un lavoro, e come ieri quando si è defilato poi è rientrato e ha tirato. Non ho capito Landa perché in quel momento ha attaccato quando stava rientrando Puls, però vabbè. E Bilbao credo inizi ad avere problemi delle cadute perché anche oggi si è staccato molto presto e questo è un problema, però hanno un Buitrago che credo che a questo punto non avrà più carta bianca. Non so come è messo per la maglia dei GPM, no, è lontano, quindi sarà al servizio di Landa a questo punto perché non ci sta Bilbao. Sì, da sottolineare che Vincenzo Nibali, che è quinto in classifica, ha già quasi 6 minuti di distacco, praticamente sono rimasti in quattro a fare classifica, possiamo Sì. dirlo. E Jan Hirt invece a furia di fughe è risalito fino in settima posizione. Sì, il Quindi, problema suo adesso è che sabato non lo faranno andare in fuga. beh, però E in realtà è venerdì. ancora 7 minuti, quindi Lo so, ma anche gli altri non credo lo lasciano. Cioè, perché se scatta Hirt ti iniziano a scattare in sequenza i Lopez, anche perché Ciccone non mi pare in grado di poter lottare per la maglia blu. E sarà credo un punto poi da dire su Ciccone oggi perché non ne è aveva. oggi male. Sì. E Non so non se non solo si è oggi, diciamo. alimentato. Sì, anche ieri non era stato brillantissimo. Forse la tappa di Cone ci aveva fatto un po' sperare, però in realtà alla fine aveva vinto andando in fuga, che sappiamo è sempre diverso. Oggi proprio tanta fatica mi è sembrato, si è staccato Sì, oggi molto sembrava presto. proprio vuoto completamente, quindi vediamo quando arriva il traguardo. Io non sono certo che arrivi il traguardo oggi, mi auguro che arrivi, Come non è arrivato al traguardo, invece Simon Yates, che si è ritirato, penso, sulle prime rampe del Vetriolo dopo essersi staccato. Da Sì, lui si è staccato sottolineare. addirittura nel tratto in falso piano, perché Eh ancora non sì, era esatto. iniziato la salita. Comunque era un tratto di salita, cioè era un tratto Sì. abbastanza mosso prima dell'ascesa vera e propria. Da sottolineare che Buitrago è anche caduto in un passaggio in una città, il fondo era bagnato, poi alla fine è uscito il sole, però si è rialzato, è rientrato e poi è andato a vincere. Parlerei un attimo di questo Van der Poel, perché per fortuna che c'è lui a questo Giro d'Italia. Sì, oggi si è voluto testare. Lui l'aveva detto, voglio fare una corsa di 3 settimane e mi voglio testare. Si è testato alla grande oggi perché sulla seconda salita è andato molto bene. In discesa ha rischiato a un certo punto, ma ha fatto bene. Poi in quella finale ha pagato, ma anche Buitrago che si è mosso dopo è emerso dopo, nel senso. Si è gestito bene, diciamo. Van der Sì, si è Poel, come al gestito. solito, sai, molto, molto impetuoso Sì. nel suo Sì, poi incedere. anche lui queste giornate di solito magari con l'alimentazione pecca un po', cioè mi ricordo il mondiale ancora, e quindi probabilmente anche un po' ha pagato nel finale perché poi quando la seconda discesa è arrivato proprio stremato, quando l'hanno saltato Mister Sprint gli ultimi 100 metri Carapaz e Hindley. Diciamo, io questi gesti di Carapaz non li apprezzo, peccato che non ci sia Luca perché ha un'opinione completamente diversa. Ho vocali, un totale credo di 6-7 minuti di vocali da ascoltare di Luca al Adesso ce ne riguardo. sta mandando uno, eh? Ah, ecco. E no, no, però secondo me alla fine cosa gli puoi dire? In maglia rosa lui crede di avere margine su Hindley a cronometro, e quindi
punta a non perdere terreno e magari guadagnare qualche secondino nel finale. Cioè, capisco questo modo di correre. Chiaramente vedere gli altri che un po' si dannano, fermo restando che oggi anche Indre non ha fatto niente, e poi vedere Carapaz che fa solamente risponde solo agli attacchi, che poi attacchi quelli di Landa è difficile chiamarli No, sono attacchi veri e attacchi diversi propri. da quelli del passato. Landa, uno prima è quando attaccava, adesso aumenta il ritmo. Questa è Anche una perché cosa sono salite dure strana. queste, cioè sono Sì. salite con pendenze dure ed è difficile scattare in maniera esplosiva senza poi pagare. Quindi secondo me si sta anche un po' gestendo, anche perché ricordiamo ragazzi che Landa, purtroppo per lui, non fa un podio in un grande giro, penso dal 2015, ma adesso ve lo confermo. Ed sì, è proprio il Giro d'Italia del 2015. Tra l'altro ha fatto tre quarti posti, di cui due al Tour de France. Di cui uno, se non ricordo male, proprio di un secondo, di un secondo su Un Bardet. secondo, sì, quando fece il gregario nel Esatto. 17. Poi un'altra volta al giro per 8 secondi su Roglic, superato nell'ultima tappa a cronometro. Sì, quello mi 2019 pare nel di giro vinto Carapaz, da però. Carapaz. Quindi là lui si sacrificò comunque in alcune tappe proprio per Carapaz. E poi l'ultimo quarto posto al Tour de France 2020, questo arrivò, no, a ben 2 minuti e 28 dal Sì, podio là di Ricci fu. Porte, tra l'altro. Ma che Tour de France è stato? Sì, Mi che sa che sì. È quello quello del. che un fenomeno ha ribaltato tutto nell'ultima crono. Sì. È nata una stella in quel tour. Esatto, sì. Sì, no, è chiaro, lui ha tutto il diritto di farlo, anzi, comunque ci può anche stare come mossa. Oggi l'ho trovata un po' inutile, sinceramente. Continuava a andare di ritmo, secondo me guadagnava di più su Almeida, così sperava di staccare Hindley. Nel senso, oggi non c'erano neanche la buono. Vabbè, non mi piace il mezzo, ma perché io sono fan di Landa e lo ero quegli anni in Movistar, figura di fare Movistar, fan di Landa che è accoppiata, quindi vedere Carapaz vincere quel giro non mi è mai andato a genio Carapaz. Probabilmente faceva quegli scatti Landa, ero bravo Landa, eh. Sì, insomma, tappa di oggi che per lunghi tratti ci ha lasciato anche un po' l'amaro in bocca, però alla fine cosa dire? Adesso però aprirei il nostro argomento preferito, quello della regia, che oggi secondo me ha toccato proprio uno dei punti più bassi. Guarda, aggiungerei una prima cosa Vai. prima. E oggi mi aspettavo qualcosa dalla Bora, perché inizialmente era l'unica squadra non in fuga. 3 minuti, poi sono aumentati, in salita si sono sciolti. C'è stata la conferma che Bookman non sta bene, perché oggi Kelderman ha provato a resistere, poi si è staccato. Bookman era già lontano. E che sia mai che paghino a fine veramente quella cavolata che ho detto io, non dovevi sacrificare Kelderman in quel momento, ma Bookman e poi Kelderman non la paghino alla fine. E poi si sono sciolti. Hindley è rimasto da solo. L'unica che sembra avere una squadra quando il ritmo aumenta è la Bahrain, ma Landa si deve inventare qualcosa se vuole conquistare il podio, ecco. Beh no, il podio può No, conquistarlo è anche senza. la maglia rosa. No, anch'io vorrei dire una cosa su Hindley. Grazie che me l'hai ricordato. Non capisco Comunque come Ciccone stia. è arrivato. Non capisco come stia correndo. Ovvero, secondo me è quello che ne ha di più, perché è una pedalata veramente bella, molto facile, molto agile. Non perde neanche mai quel mezzo metro che ti fa pensare che è in difficoltà, non fa mai le facce. Però oggi non ha mai attaccato. Ieri non ha mai attaccato, mi viene da pensare o che gli va bene il podio, oppure che si vuole giocare tutto nell'ultima tappa sulla Marmolada e provare in questo modo a vincere il Giro d'Italia, anche perché penso che lui abbia un po' un conto aperto, no, col Giro. Lui che è arrivato secondo al Giro 2020, anche lui fu superato alla crono finale, no? Sì, lui fu Arrivo superato nella crono finale dopo aver preso la maglia, se non sbaglio, il il giorno giorno prima, perché prima. era Wilco Kelderman in realtà in maglia, poi si sacrificò Kelderman. Sì, si sacrificò, si staccò, mi sa. Sì, si staccò, ci fu qualche incomprensione anche fra i due, che poi a 2 anni di distanza si ritrovano nella stessa squadra al giro. Quindi non ho ben capito. Io proverei a sfruttare qualsiasi occasione per
per rubacchiare i secondi che servono a Carapaz, perché poi non serve tanto, eh. Però il rischio è che poi arrivi all'ultima tappa, non hai le gambe e Carapaz magari non hai sfruttato un giorno in cui ne avevi di più, ma anche solo per prendere 20 secondi, non dico attaccare sulla penultima salita, però o quantomeno testare, Secondo provare me un però attacco e questa vedere come risponde Carapaz. è un'impressione che ho di tutti i primi tre già dal blockhouse. Però Landa ci sta provando, cioè Landa sia ieri che Sì, ci oggi ha sta provando, attaccato. però realmente io mi ricordo gli attacchi Landa erano diversi. Sì, Beh, anche 32 anni adesso, eh. anche quello è vero. Secondo me Hindley in questo momento vuole garantirsi il podio, perché comunque lui viene da un 2021 pessimo. Non ti dico se la vuole giocare alla crono, ma al massimo dici c'ho sabato per provarci a ribaltare tutto. Ora mi consolido il podio, poi dopo vediamo il resto. Poi tocca vederlo a crono, perché noi abbiamo rispetto a Gegenhardt con la Ineos, che è una squadra che lavora sulle cronometri in una certa maniera e comunque era più forte. Con Carapaz è sempre Ineos, però magari ha fatto anche lavori più specifici, Hindley in galleria del vento, è migliorato a cronometro. Intanto, prima di passare poi al nostro focus, abbiamo un contributo audio che ci arriva direttamente dallo Stadio Olimpico di Roma, credo. O in direzione Stadio Olimpico, sì. Ciao E andiamo a sentire Luca Pellegrini. a tutti, oggi non sono tra voi per motivi lavorativi Io e non lo sarei voluto sento. essere ben volentieri anche perché ho già sentito 2 ore di discussione interessanti. Comunque, due parole a caldo sulla tappa di oggi. E secondo me il vero problema di questo giro al momento è che sarebbe anche appassionante un testa a testa tra Carapaz e Hindley che sono separati da soli 3 secondi. Il problema è che non c'è testa a testa, né? Nel senso che non se le, cioè, non se le danno di santa ragione a vicenda. Sostanzialmente è sempre stato Landa, anche oggi prende iniziativa, tra l'altro molto bene. Landa, e rivendico anche molto bene Puls, che avevo detto che era in crescita di condizione, a parte gli scherzi. Diciamo che mi sembra l'impressione che Hindley e Carapaz siano veramente sullo stesso piano. Leggevo un po' qualche commento in giro, Carapaz fa lo scattino a 200 metri. Fa lo scattino a 200 metri perché evidentemente non ha la gamba per fare altri scattini, o comunque non si sente così sicuro da poter provare ad attaccare da più da lontano Hindley e per rischiare poi di prendere comunque una cotta, perché secondo me sono talmente ravvicinati i due che sono sullo stesso livello che se uno dei due dovesse perdere 30 secondi non li riprende più. Quindi hanno corso in maniera un po' conservativa. Certo, prima o poi uno dei due dovranno cercare un po' di smuovere le acque. Io, fossi in Carapaz e fossi in Hindley, non mi affiderei alla cronometro per provare a vincere il giro, ma questo vedremo un po' strada facendo come andrà. Bene, vi auguro un buon proseguimento e buona serata. Ciao a tutti. Ok, ha finito anche Riccardo di ascoltare. Mi Sì. scuso perché per la prima parte ho lasciato l'audio a 1,5, quindi non so se avete capito tutto perché io faccio fatica a capire Luca quando lascio l'1,5 e. Sì, la seconda parte è quello che abbiamo detto, nel senso rimandano tutto alla fine, quello che dicevamo, non aspettare forse la cronometro, ma forse soprattutto Hindley non vuole bruciarsi il podio in questo momento, che deve essere quella la sua priorità. Sulla prima parte, ho detto, è tutto lecito, nel senso è suo diritto farlo, cercare magari di guadagnare secondi così. Mi sembra un'azione sporca, non bellissima da fare, però poi è in suo diritto, nel senso, poi a fine giro nessuno si ricorderà che Carapaz attaccava a 100 metri dal traguardo. Tutti si ricorderanno Carapaz in maglia rosa o Hindley in maglia rosa. Non Sì. mi piace come gesto, come non mi era piaciuto Roglic l'anno scorso quando era andato a riprendere la Nizza nel finale un avversario. Posso capirlo se c'è Era una Gino bolla di Mader, mezzo. se non ricordo Sì, era male. sempre un Bahrein in mezzo, finivano in questi discorsi, però nel senso è così. È così. Quindi Sì, parliamo sì. della regia, che adesso. Datemi qualche minutino, magari, cioè un paio di minuti. Allora. Sicuramente più dei minuti quadrati il gruppo, in cui è stato inquadrato il gruppo. Secondo me, per quanto ci siano molte bellissime possibilità nell'era moderna, è inaccettabile che io oggi ad un certo punto mi sia dovuto io abbia la corsa in TV e mi sia dovuto collegare col telefono a RaiPlay per avere l'inquadratura fissa sul gruppo dei migliori.
Primo perché non c'è il, cioè, primo non c'è il commento, quindi non me la posso mettere in TV perché comunque mi piace sentire col commento. Due, perché devo dover guardare due schermi che tra l'altro sono anche sfalsati e non hanno lo stesso, non sono sincati e quindi da una parte vedo prima l'attacco di Landa senza commento e poi l'attacco di Landa mi arriva 20 secondi dopo col commento sulla TV e poi so già che va a finire che non stacca nessuno. Perché sono stato obbligato a fare questo? Perché il regista, o la regista, o i registi, o il regista, non hanno ancora capito come funziona il Giro d'Italia. Questo è palese ed evidente. Loro considerano ogni tappa del Giro d'Italia come una classica. Quindi chi arriva primo vince, ed è il gruppo dei migliori, vabbè, se c'è un momento di vuoto lo facciamo vedere. No, è al contrario. Quindi la cosa che ci deve interessare, soprattutto nelle tappe di montagna, è quello che succede nel gruppo. Poi, se nel gruppo non succede niente, ogni tanto si può staccare e andare sulla testa della corsa e sulla fuga. Ma non mi sembrano concetti assurdi, ma tant'è che li vedo scritti ovunque, cioè lo stanno ripetendo tutti ormai da giorni, oggi, Anche su... la Rai non sta nascondendo il suo Neanche disappunto. Eurosport, neanche Eurosport. Oggi. Facciamo degli esempi concreti. Valico del Vetriolo, cos'è successo? Boh, non lo sappiamo. Ad un certo punto si è messa davanti la Bahrain, ci siamo tutti scaldati, ci siamo scritti, tempo di scriverci, hanno tolto l'immagine. Per poi tornare dopo 3, 4, 5 minuti che c'era Almeida che faceva l'elastico. E poi boh, perso di nuovo, non si è più saputo niente. Sulla salita finale... Hanno sempre fatto vedere i primi. Ok, bellissima la sfida tra Lenze Brenze, che non mi ricordo come si chiama, Lemreize e Van der Poel. Lembraise. Lemreize. Molto bella, molto appassionante, però se dietro si mette davanti la Bahrain, tu mi fai vedere la Bahrain e poi se succede qualcosa davanti abbiamo questa fantastica funzione dei replay che è stata inventata, credo, nel 1960 e me lo fai rivedere così. Perché quello che mi interessa è vedere il forcing della Bahrain, chi si stacca, chi non si stacca, come reagiscono gli altri, chi dà di spalle, chi respira a bocca chiusa, chi respira a bocca aperta, chi dà di spalle, tipo Van Sevenant. E soprattutto, da quando si sono staccati, Pozzovivo, ma inquadrato. Almeida, però Valverde ancora prima. Ah, Valverde l'hanno fatto vedere... è vero, l'hanno fatto vedere Che insieme a tra l'altro era con Contador. Cepeda, secondo me l'hanno inquadrato solo perché era con il grandissimo Cepeda, perché di Valverde non interessa niente a nessuno. O era perché era costosa, magari. Che terzetto, signori. E poi, no, devo usare questa mano qua. Quindi, uno, Pozzovivo staccato non si è mai visto. Due, Nibali staccato non si è visto quando si è staccato e non è mai stato inquadrato. Tre, Almeida si è staccato, non si è visto che si è staccato e non è mai stato inquadrato. Questo non è accettabile, non è accettabile perché io personalmente per guardare il Giro d'Italia pago sia il canone Rai, che paghiamo tutti, spero, e due, mi pago anche il mio bel abbonamento a Eurosport Player perché ci posso guardare tutte le corse, ci posso guardare il tennis, gli sport invernali, chi più ne ha più ne metta. Quindi cosa vuol dire? Che spendo tipo 150 euro all'anno e non mi puoi togliere... La bellezza di guardare il Giro d'Italia, che per me è l'evento sportivo più importante dell'anno. Con buona pace del campionato, della Champions League, della Conference League, che stasera si gioca e stiamo organizzando i festeggiamenti in Duomo perché io non ho ancora festeggiato, sono con amici milanisti che invece non vogliono più smettere. E per fortuna che Luca Speriamo che non c'è oggi hanno oggi. poco da festeggiare. E quindi non è possibile che mi venga rovinata l'esperienza visiva del Giro d'Italia. MG Italy, credo. È al primo anno che fa la regia. Si erano visti degli scricchioli sia alla Strade Bianche sia al Tirreno Adriatico. Però qua stiamo veramente toccando il minimo, cioè siamo sotto il minimo sindacale di competenza che c'è bisogno per mostrare un evento del genere in TV. Io non credo di essere in grado di fare il regista in maniera efficace. Uno, perché non l'ho mai fatto e due, perché non ho studiato per farlo. Ma sono abbastanza convinto che se domani mattina mi mettesse nel camion regia, farei un lavoro migliore rispetto a quello che è stato fatto oggi. Anche
Altra cosa, non ci sono mai stati distacchi scritti né di Pozzovivo, né di Nibali, né di Almeida. Ma scusate, ma stiamo lottando per il podio del Giro d'Italia o siamo qui a pettinare le bambole? Ho Sì, no, finito. ma guarda, io concordo, se vuoi rincaro anche un po' la dose. Vai, Abbiamo sempre rincara. criticato, la Rai e qua si sta dimostrando che Santa Rai al giro, perché almeno vedevi le cose e adesso vediamo le cose perché la Rai ha capito che con questa regia vedi poco, quindi ogni tanto dalla regia Rai mandano delle immagini che se no non vedremo mai. Hanno le moto, per fortuna, sponsorizzato. E che sta nel gruppo e ti informa. Infatti, se vedessero le nostre chat, dato che io vedo il giro sulla Rai perché la Rai mi fornisce un servizio in più rispetto agli altri, che è le moto in corsa, quindi anche le interviste alle ammiraglie e tutto, io scrivo sulla chat staccato questo, si è staccato quest'altro, perché so che sono cose che loro non vedranno. E quindi così si era dato tempo, perché comunque dici magari le prime tappe, ma ti avranno fatto notare, guarda, è meglio se fai così, se fai vedere questo di più. No, non è cambiato nulla. C'è Eurosport, perché me lo dite voi, c'è la Rai pure che si sta abbastanza alterando di questo. Veramente ritorniamo ai premi, quelli che danno a Risanato, mi godo dentro e la Rai, perché Il non puoi esultare, perché godo dentro. Non può esultare, perché comunque lei fornisce un servizio e secondo me tanti criticano la Rai per quello che fa vedere al giro, non sanno che non sono loro a gestire le cose, però sta dimostrando che non è perfetta, ma è meglio di quello che ci sta offrendo la regia adesso. Sicuramente, ma infatti ci sono molto, molto, molto dispiaciuto, anche perché poi vai a leggere anche, io seguo su Twitter, insomma, anche all'estero, cioè, le critiche sono altissime. E aggiungo io, giustamente, però stanno rovinando uno spettacolo che è quello del Giro d'Italia, che non ha nessuno, perché c'è anche solo una tappa come quella di oggi, che non è stato un granché, però ha voglia vederne così al Tour de Ma France. io inizio ad avere anche un sospetto. Noi diciamo non è stato un granché, ma abbiamo visto noi se c'è un motivo per cui non è stato un granché o cosa è successo? Cioè, anche Ok, no, ripenso a ok, certo. Torino, Valverde, che poi sarebbe uscito uguale di classifica. Noi Valverde abbiamo visto la fine di discesa quando era già tardatissimo che cambia bici. Si è scoperto dopo che lui il problema alla bici ce l'ha avuto, Landa, quando è caduto 2 volte. Sono cose che cambiano le dinamiche del giro. Anche vedere oggi la faccia di Bilbao, come Mai stava il vista. gruppo, mai visto. E tu vedi a un certo punto si stacca Bilbao, intuisci magari è caduto ieri, è caduto là, non sta bene, però. Sì, ma praticamente c'era. Cioè, staccavano per 5-10 secondi sul gruppo, tu dovevi guardare velocissimamente tutti, vedevi, boh, c'è la barra in davanti, c'è uno dietro, fammi vedere chi è. Ah, è Sì, Bilbao, oggi con un magari è in aggravante, difficoltà. oggi inquadravano da dietro spesso, che almeno le altre volte inquadravano da davanti, oggi inquadrare da dietro rende ancora più difficile capire, ok, leggo il dorsale, però Ma non vedo soprattutto le quando ci facce. sono, non vedo le facce, soprattutto se ci sono un po' di persone ancora, non capisco chi sta tirando, chi c'è davanti. Infatti, oggi veramente terribile. Cioè, sul vetriolo, mai visto il gruppo praticamente. Invece, è lì che si fa la corsa. Cioè, se avessimo visto la Bahrain fare il ritmo forte, avremmo capito poi magari perché Nibali e Almeida si sono staccati. Ma invece, non l'abbiamo visto, quindi non siamo consapevoli delle azioni che hanno portato a questo crollo del quarto e del quinto in classifica, senza considerare Pozzovivo il sesto, mai inquadrato. Cioè, mai visto, come se non esistesse. Sì, ma Poi a me neanche spiace, perché. l'ottavo in partenza, nel senso, cioè, uguale, perché mo' è risalito Irta, ma pure Bookman, te l'hai visto? No. Poi a me spiace, perché io rispetto il lavoro di tutti, cioè immagino che stiano facendo tutto quello che possono, però la competenza non si improvvisa e qui l'errore è quello, è stato, secondo me, vado a sensazione, perché poi non riesco neanche a trovare il nome di chi sia il regista o la regista del Giro d'Italia. È stato René DMG? Ferretti. Eh? René Ferretti. Magari. Però avremo la motivazione. L'errore probabilmente è stato quello di mettere una persona che non era
esperta di ciclismo, non è consapevole di quelle che sono le dinamiche del ciclismo, alla regia e a questo punto immagino, ma qui devo ancora immaginare, senza l'aiuto di un corridore o di un ex corridore, che spesso quello aiuta perché, insomma, noi ridiamo e scherziamo, però in telecronaca Vladimir Belli e Riccardo Magrini si accorgono di quando devono andare sul gruppo e di quando bisogna rimanere sulla fuga. Oggi è stato emblematico un momento in cui Vladimir Belli fa: sì, bellissimo, però adesso sarebbe il momento di inquadrare il gruppo. E Magrini, che ha capito l'antifona, gli fa: quante cose tu vuoi, o una roba del Ma lo genere. stesso Petacchi, che credo lui non era abituato a vedere il gruppo, mentre comunque almeno Belli era uno scalatore, e Petacchi era già del gruppetto, ma anche lui, Beh, ma nel ragazzi, ma senso, anch'io, cioè, no, capisci? ma Cioè, poi, le basi quantomeno ce le ho ma tu poi anch'io. dici, è una corsa di una settimana, è una corsa di 5-6 giorni, ok, non hanno il tempo di migliorare, ma qua noi l'abbiamo già notato dall'Ungheria il problema. Siamo andati. Hai fatto l'Etna, dici magari aspetti la prima salita. Ok, l'Etna non è successo nulla, ma Beh, sul intanto ci siamo bloccout. persi gli attacchi di Buchmann e Nibali che si staccava, Sì, comunque. però dici dal bloccout oggi sono passate tappe. Vuol dire che o non gli è stato fatto notare, o che non gliene frega nulla e quella è la loro linea editoriale, il che potrebbe essere ancora peggiore. Sì, cioè veramente grave. Cioè veramente grave perché secondo me rovina l'esperienza di visione. Poi in realtà noi siamo, cioè forse quello che mi viene in mente è che noi siamo qua a farci tante fisime, ma al non appassionato non interessa niente. E purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, purtroppo per fortuna, dipende da come la si vuole vedere, poi chi fa i numeri in TV, quindi il 1.200.000, il 1.300.000, il 1.400.000 di persone che guarda il Giro d'Italia, di queste cose non si accorge perché alla fine vuole vedere chi vince la tappa, poi boh, c'è uno in maglia rosa, ah, che bello, poi alla fine vincerà lui. Però anche in questo caso TV Italia, cioè comunque il giro, ok, lo vedono in tutto il mondo, ma il maggior pubblico ovviamente ti arriverà dall'Italia. Fammeli vedere gli italiani. Anche dico, non mi fa vedere il gruppo, ma quando si stacca Pozzovivo, quando si scatta fatti furbo. Posso capire che, ok, la linea editoriale è focalizziamoci su certi aspetti, però fatti furbo, mi fai vedere quando si stacca Nibali, cose del genere. Sì, è veramente inspiegabile e cioè, è anche difficile poi parlarne perché si va veramente a infamare il lavoro di qualcuno che probabilmente ci sta mettendo tutto quello che ha, eh. Tutto, Sì. ma proprio tutto, tutto, Ma io tutto. inizio veramente ad avere sempre più il sospetto che sia la linea editoriale che vogliono questa, perché se no i difetti che hai li correggi o li modifichi. Intanto sono arrivati tutti entro il tempo massimo, eh. Non lo so, Sì. mancano due all'appello. Ah, ok. Però è arrivato Kluge, quindi davo per Sì, scontato che no, quello fossero sì, arrivati però ci tutti. sono due che sono scomparsi, perché ieri sono arrivati 155. Si sono Ci sono ritirati due Yates e ritiri, ne Vanucke. mancano due. È importante che sia arrivato De Mar, Cavendish, Sì, perché De poi. Mare, i velocisti sono arrivati. Perché poi adesso Probabilmente magari sono. parliamo anche velocemente della tappa di domani, Sì. che non dovrebbe regalare niente di che. 152 km, quindi anche abbastanza breve, da Borgo Valsugana a Treviso, oltre al fatto che si affronterà il muro di Ca' del Poggio e qualche strappo nella fase centrale di tappa, nulla da segnalare, arrivo direi abbastanza scontato in volata, anche perché il muro di Ca' del Poggio a 50 dall'arrivo e i velocisti dovrebbero poi avere eventualmente l'occasione di rientrare in gruppo. Sì, anche perché sia la Cofidis magari no, perché comunque anche Martin magari riposa, però sia Quickstep che FDJ hanno un uomo almeno da sacrificare per controllare la fuga, perché spesso in queste tappe il problema è che le squadre velocisti non hanno più uomini, qua invece sono comunque abbastanza compatte, quindi domani mi aspetto uno sprint. C'è un evidente favorito, ma è uno sprint particolare perché dipende da come hanno superato queste salite, queste giornate. Sì, intanto è arrivato anche Andrij Ponomar a Ecco. 39 Ok. minuti e 17, mancano ancora comunque 9 minuti per l'arrivo dell'ultimo corridore, che è ancora in corso, comunque dovrebbe arrivare a breve.
Ok, A meno che qualcuno non cavolo. sia magari Ma disperso, ma magari altrimenti qualcuno dovrebbe. se si è ritirato e non mi è ancora uscita la Può comunicazione. essere, Nel senso, infatti, secondo me erano arrivati tutti, i due che mancavano erano perché si erano ritirati. Anzi, sono sorpreso se si siano ritirati così pochi corridori beh, oggi. però sai, è uscito il bel tempo, tappa partita Sì, però. sotto la pioggia, poi fortunatamente il meteo è andato migliorando e anche le ultime discese sono state Sì, sostanzialmente magari qualcuno ha asciutte. resistito anche perché domani c'è interesse per fare qualcosa. O comunque domani è Sì. una tappa abbastanza facile in cui si può anche far girare la gamba un po' a vuoto in vista delle ultime due frazioni, che quelle sì, dovrebbero decidere questo giro. Due frazioni che io ovviamente non potrò vedere. Evviva! Io mi sa so venerdì perdo un po' di pezzi, cioè la dovrò vedere spezzettata però. Va bene, detto questo, noi stiamo andando anche abbastanza lunghi, direi che è arrivato anche per oggi il momento di salutarci. L'appuntamento è penso domani mattina con Ventaglio Caffè di Luca, ma secondo me potrebbe dipendere un po' da come va stasera. Sì, In tutti i sensi. potrebbe comunque non esserci in entrambi i casi, secondo me. Sì, comunque tanto avete avuto quella che è la sua idea, quindi probabilmente il tema di domani sarebbe ritornare su quel discorso che è una visione di corsa diversa, ma Sì, nel caso però. Luca non faccia Ventaglio Podcast, rimetterò sul mio rant contro la regia e Ah, direi sì, che ce la anche caviamo così. possiamo. Sì. E ci vediamo probabilmente venerdì. Nome secco Non per la so. vittoria del giro? Indley. Landa. Non lo so, però quando li guadagna quel terreno? Che ormai la scaramanzia non ce l'ho più, però cioè, inizia a essere Passo realista. Non Pordoi. so, Non me è lo vero, cioè auguro, fa schifo il guarda. passo Pordoi, ragazzi. Allora, No, sono arrivati l'opportunità tutti ce l'ha sul comunque. Kolovrat. Sì. Quello lì, cioè se stacchi tutti di prima, che poi ci sono 40 km di discesa e potrebbe o perdere terreno oppure Ma se sfracellarsi riesce a tenersi direttamente. Bilbao Poels può pure riuscire a fare bene. Deve essere anche molto giocata a livello di squadra. Se vuole ribaltare il giro, Landa deve giocarsela bene coi fuggitivi. Diciamo che Poels in queste condizioni può essere un fattore. Va bene, ragazzi, siamo arrivati ancora alla conclusione e l'appuntamento è per i prossimi giorni. Domani, secondo me, non ci sentiremo, magari ci No, non sentiremo più penso. avanti. Io tornerò probabilmente domenica, dove direi che possiamo anche fare quando sapremo chi avrà portato a casa questa maglia rosa del Giro d'Italia numero 105. Sì, Per su oggi vi domenica vediamo anche gli orari perché può essere che se vanno lunghi si fa direttamente lunedì. vediamo. Per oggi vi salutiamo intanto da Ciao Gianluca. A e Riccardo. domani o no, a un altro giorno, chi lo sa.